Difendiamo la nostra cultura, difendiamo la nostra identità. È questo lo slogan del gruppo Fratelli d'Italia di Como, che ha organizzato una raccolta firme allestendo un gazebo in via Boldoni in difesa del Natale. Nel volantino che presenta l'evento si legge: in difesa del Natale che nelle scuole viene cancellato, abolito, vietato, cambiato di nome, in difesa delle nostre radici e della nostra cultura. Come può il vero spirito del Natale, un presepe, una poesia natalizia, insultare le altre culture? Se lo domanda il partito guidato da Giorgia Meloni. Il Natale e i suoi simboli fanno parte della nostra tradizione, spiega Massimo Mascetti, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. Difendere la nostra cultura e la nostra identità nel rispetto degli altri non offende nessuno. Il vero spirito del Natale, quello più profondo, fa parte della nostra storia da sempre e non può essere cancellato, soprattutto nelle scuole che sono garanti dell'educazione. Le scorse settimane era stata proprio la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a lanciare l'appello su Facebook, invitando gli italiani a celebrare il Natale riscoprendone i veri valori, lontano dalle logiche di mercato, spiegando perché che si creda in Dio oppure no, nel presepe, simbolo del Natale, sono raccolti i veri valori che hanno fondato la civiltà.